Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: un bottino davvero da capogiro per i tre ragazzi che sono riusciti nell'impresa di portarsi a casa i soldi, tutti sono allibiti. Marco Liorni è un conduttore di grandissimo successo, da qualche anno ha iniziato ad assumere il ruolo di guida per il programma estivo Reazione a Catena, il quiz show di Rai 1 che libera la mente. Liorni è molto bravo nel suo lavoro, e Reazione a Catena non è certo un gioco facile da condurre, né, tantomeno, da giocare. Il conduttore riesce ogni puntata a incoraggiare entrambe le squadre, senza lasciare intravedere una eventuale sua preferenza personale o momenti di stanchezza, da cui le persone famose non sono certo immuni. Nello specifico, parliamo di tre ragazzi che avrebbero fatto quasi piazza pulita, si tratta di una cifra esorbitante. Liorni, l'abilità dei concorrenti. Ogni puntata vede sfidarsi il gruppo di campioni o campionesse, e quello degli sfidanti, ogni squadra è composta da tre persone, e ha un nome originale che, spesso ma non sempre, richiama il numero 3. In questo periodo, dopo le bellissime performance dei Dai e Dai, ex campioni, i campioni in carica sono i qua e là, tre giovani che si cimentano brillantemente in ogni prova che il programma mette loro di fronte. A partire dalla caccia alla parola, passando dalle catene musicali e una tira l'altra, i campioni sono giunti numerose volte al trionfo attraverso il gioco fondamentale, l'intesa vincente, e hanno affrontato l'ultima catena, non senza difficoltà. Giocare con le parole, con una lingua ricca come l'italiano, non è certo facile, è necessaria una grande elasticità mentale e buona dose di cultura. In una delle puntate di Reazione a Catena, i qua e là si sono cimentati in una delle loro performance migliori, giungendo alla fine del programma con un montepremi altissimo, arrivando fino al gioco dell'ultima catena. La cifra raggiunta dai qua e là è enorme, ben 147.000 euro. Chissà che i giovani non riescano a mantenere ancora per molte puntate il loro titolo di campioni imbattuti di Reazione a Catena, continuando a totalizzare montepremi altissimi, e, magari, riuscendo a difenderli nell'ultimo gioco del programma. Liorni sarà probabilmente ormai affezionato e quasi orgoglioso dei tre giovani, Reazione a Catena, infatti, va in onda tutti i giorni della settimana, e lo studio di Napoli avrà un'area di casa anche per i qua e là. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.